prima stazione da morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Pilato voleva liberare Gesù, perciò lo disse ai presenti, ma essi gridavano: in croce, in croce. Le loro grida diventavano sempre più forti. Alla fine Pilato decise di fare come volevano. Avevano chiesto la liberazione di Barabba, quello che era stato messo in prigione per sommosse e omicidio, e Pilato lo liberò. Invece consegnò Gesù alla folla perché ne facessero quello che volevano. Seconda stazione, Gesù è caricato dalla croce. Dopo la condanna a morte, i soldati si fecero attorno a Gesù e gli misero sulle spalle un manto rosso, intrecciarono una corona di spine e gliela posero in capo. Gli misero una canna nella mano destra, come uno scelto regale. Poi, piegando il ginocchio, lo vendevano dicendo: «Salve, Re dei Giudei!» E gli sputavano addosso e lo percotevano sulla testa. Quando l'ebbero schernito, gli levarono il manto, gli misero sulle spalle una pesante croce e lo condussero per crocifiggerlo.
Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Aveva visto il Salvatore degli uomini carico dei nostri peccati, sfigurato dalle nostre cattiverie, schiacciato dal peso delle nostre colpe, umiliato e sopraffatto dal peso di tante iniquità, più ancora che sfinito dai patimenti della flagellazione e coronazione di spine, Gesù cade al suolo privo di forze.